a tutti e bentornati su Ferrara Web. Ultimamente non faccio molti video, non ho molto tempo e quando li faccio, se volete saperlo, mi dimentico di attivare il microfono, ne ho fatti ben due senza audio, quindi... Perché? Perché la vita deve essere così difficile? Non so se li rifarò perché erano un unboxing Ma che sta facendo? Dell'assistente vocale di Amazon, di cui vi ho messo la promo. Se ne potevano acquistare due al prezzo di uno, praticamente. Mitico! Anche in questo periodo di Black Friday, comprare i prodotti Amazon è molto conveniente. E sti cazzi! E l'altro, sinceramente, non ricordo cos'era, ma non fa niente. Oggi invece vedremo questo pacchettino. Se ve lo state chiedendo, no, non mi spazzolo i denti qui nell'oculo. No! Se ve lo state chiedendo, non mi spazzolo i denti nello studio, ma uso questo vecchio spazzolino elettrico per pulire le parti dei circuiti. È molto funzionale, va molto molto bene. Allora, dicevo, vedremo l'unboxing e cosa c'è dentro questo pacchettino che mi è appena arrivato. Una premessa: al Black Friday non si comprano cose pagandole un terzo. Al Black Friday si approfitta di uno sconto, mediamente tra il 20 e il 30-35%, che ci permette di acquistare qualcosa di cui veramente abbiamo bisogno ad un costo più basso. Era tanto che avevo bisogno. Non ve lo dico, ma sono sicuro che può interessare anche voi. Mitico! Riguarda la fotografia, riguarda il fare video e può interessare veramente tutti. Andiamo subito a vedere cos'è. Croce! Ormai lo sapete, i miei video non sono preparati. Se viene buona la prima, ok, altrimenti nessuno vedrà mai questo video. E adesso tiriamo fuori il pacchetto. Guardate, manco a farlo apposta, sotto sopra per creare ancora più suspense. Per me è una cagata pazzesca. Lo vediamo? Bravo! Ulanzi e il faretto VL49 RGB. E tanto che avevo bisogno di un faretto per illuminare meglio alcune riprese, per fare alcuni video in maniera più decente, spesso non c'è la luce necessaria, e questi faretti hanno un'ottima reputazione. E sti cazzi! Chiaramente cinesissimo. Tu valle, tu, come fai? Ma questo non vuol dire assolutamente nulla. Come buono lei! Guarda, c'è anche la bustina di silicato dentro per l'umidità. Vediamo subito un bel cavetto di tipo C e questa è una grande, grande, grande cosa. Un manualetto di istruzioni e il faretto. Vediamo di aprirlo subito. Ben protetto all'interno di questa bustina gommatina. L'attacco per il cavalletto, anche per la macchinetta fotografica. Qui vediamo un display, i tasti, la presa di ricarica USB di tipo C. Notiamo questi incassi qui, servono per poter mettere più faretti insieme e creare poi degli effetti molto simpatici. Qua dietro vedete c'è il simbolo di una calamita. Ok, questa parte è calamitata, quindi... o qualcosa di metallo, o qualcosa di metallo... No, non ho niente di metallo. Comunque, fidatevi, è calamitato. Ma che sta facendo? E questo è il faretto in sé per sé. Ora, non so quanta carica residua ci possa essere, ma lo vediamo subito. Prima di accendere il dispositivo, presa USB, tasto più e meno per muoverci all'interno poi delle funzioni, cambiare quindi il tono del bianco, la luminosità, l'intensità luminosa del faretto, il pulsante mode e il pulsante di accensione. La batteria 20.000 mAh, dichiarano 10 ore di funzionamento, in realtà nell'uso reale
un'ora e mezza, 2 ore. Per la ricarica occorre un alimentatore da almeno 1 ampere, mi direi anche 1,5 se non 2, perché il faretto tira 1 ampere per essere ricarica, per la ricarica, quindi è meglio sovradimensionare un po' l'alimentatore perché non soffra, non stia impiccato. Adesso lo accendo, non so quanto si vedrà sul display. Notiamo 2500K, quindi il tono del bianco, 100% è la luminosità, e poi l'indicazione della batteria. Tramite questo pulsante mod possiamo cambiare, quindi passare dalla modifica del tono del bianco alla percentuale di luminosità. Abbassiamola e spero notate che l'intensità luminosa, lo vedete sul tavolo, si sta abbassando fino a spegnerlo del tutto. Quindi possiamo passare dalla modalità lumino alla modalità faretto. Ok, ripremendo velocemente passiamo al tono del bianco. Sono a 2500K e una luce piuttosto giallognola e molto calda. Adesso aumentiamo, siamo a 3000-3500, adesso sono a 4000K. Notate sul tavolo, vedete come adesso tende al blu, siamo a 9000K 100%, e devo dire che fa una bella luce. E sti cazzi! Riportiamolo intorno ai 6000K, che è la temperatura che prediligo. Ecco, 5910. Benissimo. Ci sono poi, e lasciano il tempo che trovano, delle funzioni particolari. Tenendo premuto questo tasto, vedete? Adesso il faretto è diventato rosso. Che carino! Ci sono delle scene. Questa è la scena numero 5, la chiama Fireworks, cambia colore tra violetto e rosso. Lo so che voi attraverso questa telecamera in realtà vedete blu e viola, fucsia. Emergency, un faretto che lampeggia. Fire Engine, sinceramente penso che queste cose lasciano un po' il tempo che trovano. Sono 13 modalità con i colori che lampeggiano oppure cambia passando a tutti i colori dell'RGB. Sinceramente trovo questa cosa abbastanza inutile, però magari a qualcuno può far comodo, magari per illuminare una festa, per illuminare una sala da ballo. Ripeto, è versatile, lo trovo interessante. Costa 24 euro in questo momento in promo e ho pensato di approfittare di questa promo, appunto, per finalmente entrarne in possesso. È molto interessante il fatto del connettore USB di tipo C, così è standardizzato con ormai quello che è il connettore che troviamo su tutti gli smartphone, e non dobbiamo usare cavetti particolari come i vecchi micro USB. Che dire, fa molta luce. Dimenticavo una cosa importante: durante la fase di ricarica il faretto può essere comunque utilizzato, alcuni non lo permettono, questo sì, quindi possiamo collegarlo fisso volendo ad un alimentatore oppure ad un power bank. Funzione utile. Mitico! E siamo giunti alla fine di questo video flash. A me questo faretto sinceramente è piaciuto, le recensioni ne parlano molto molto bene, magari tra qualche settimana vi saprò dire com'è. Ne avevo bisogno, ho approfittato del Black Friday, vi lascio il link in descrizione se anche voi lo volete acquistare, perché vi dico veramente le prime impressioni sono ottime e non ho altro da aggiungere. Vi ringrazio per aver guardato il video. Vi invito ad iscrivervi se mai non l'abbiate ancora fatto, non vi costa nulla, a lasciare un like, nemmeno quello costa niente, lasciate un commento su quello che vi piacerebbe vedere in futuro su questo argomento, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni, io vi ringrazio infinitamente e vi do appuntamento al prossimo video, spero.